Ciao a tutti amici di Automoto.it, prima giornata di prove sul tracciato di Spa. Non è andata molto bene per la Ferrari, anzi devo dire che è stata una giornata veramente molto difficile. Invece mi sembra che Verstappen vada molto forte. Di quello che è successo oggi ne parliamo con Paolo Ciccarone, ovviamente in diretta telefonica. Ciao Paolo, buongiorno. Sì, buongiorno, ben ritrovati. Diciamo che Verstappen ha ottenuto il giro più veloce davanti all'altra sorpresa della giornata, Daniel Ricciardo con la Renault, Luca, ad appena 46 millesimi di secondo, poi terzo Hamilton staccato di 96, quindi sono tutti lì, dai. Sì, su una pista di quasi 6 km oltre, devo dire che sono distacchi veramente ridicoli, certo. Però Verstappen ha detto chiaramente: ho dato il massimo, più di così non c'è niente da fare, e devo dire che le Mercedes, anche se Bottas è un pochino più attardato rispetto, certo, al compagno Hamilton, hanno dato l'impressione di guidare col braccio fuori dal finestrino, se mi passi il termine. Invece chi il braccio devono averlo attaccato alle macchine tirando da tutte le parti, come hai detto tu, sono stati due ferraristi. Veramente una prestazione difficile da analizzare, se pensi che oggi Giovinazzi, tredicesimo con l'Alfa Romeo, è il più veloce dei ferraristi. Sì, dei motorizzati Ferrari, certo. Sì, esatto, tre motorizzati Ferrari, praticamente abbiamo Giovinazzi tredicesimo, Raikkonen quattordicesimo, poi abbiamo Leclerc quindicesimo, poi c'è Russell con la Williams, poi abbiamo Vettel e Latifi con l'altra Williams. Mamma mia. Cioè praticamente la Ferrari in queste prove libere del venerdì se la sta giocando con le Williams, anche perché la Ferrari in questa sessione è a mezzo secondo dalle Alfa Romeo, e sappiamo tutti da quello che abbiamo visto in precedenza che le Alfa Romeo non sono state dei fulmini di guerra finora. Quindi il mezzo secondo a Spa-Francorchamps il venerdì secondo me nasconde qualcosa che la Ferrari deve aver provato o ha impostato le prove sperando e confidando nel bagnato, però non è che gli altri sono idioti che pensano sempre all'asciutto, c'è qualcosa che non torna, anche perché hanno portato poche modifiche. L'ala anteriore che doveva essere un pochino un brodino per migliorare le prestazioni, non è che abbia cambiato molto le cose. Come passo gara, Paolo, come sono presi? Perché il tempo, ok, è lento, ma come passo gara, come li hai visti? Sono sempre in difficoltà in lotta con le Williams. Ok, sono proprio indietro. Proprio indietro, ed è una cosa stranissima, per cui ti dico ci sono degli elementi che a noi della stampa non sono stati evidenziati, ma che lasciano veramente senza parole, perché fin tanto che una Ferrari è indietro a Red Bull, magari anche Racing Point, Mercedes ci può stare, sì, sì. Però nel pacchetto di McLaren e Renault doveva esserci, qui invece sono sprofondati e la cosa al momento non è giustificata. Sarebbe bello sapere che cosa hanno provato per avere le idee più chiare. Va bene, quindi secondo te potrebbe anche essere che oggi hanno provato qualcosa che non li ha resi veloci come dovevano essere, o come speravano, ecco, non come dovevano essere ma come speravano. Di fatto la Ferrari deve sempre lottare per vincere, questa stagione insomma l'abbiamo già capito che è totalmente al di fuori di quelle che sono le aspettative di un team come quello di Maranello, che certamente non è abituato né a stare così indietro, ma penso che nemmeno negli anni di Alesi e di Berger, primi anni 90, fossimo così indietro come team. Invece adesso proprio la macchina è veramente molto indietro, è scarsa sotto tantissimi punti di vista, non è solo un problema di aerodinamica, non è solo un problema di motore, è proprio un complessivo che non funziona. C'è tutto l'insieme che evidentemente hanno perso un equilibrio, e in questo momento, piuttosto che spendere soldi ed energie per modificare un progetto che probabilmente più di tanto non potrà dare, stanno evidentemente concentrandosi nella raccolta dati, quindi con macchine in assetto standard, benzina standard e senza è la solita storia, no? Anche quest'anno si vince l'anno prossimo, che non so, fa sempre storcere il naso, e che no, insomma non è da Ferrari. Ecco, l'essere Ferrari noi ce l'aspettiamo un po' diverso, ci aspettiamo anche che magari anche a Monza la questione sia diversa da questa, ma il preludio diciamo che non è assolutamente buono, e se poi consideriamo che fra due settimane si correrà al Mugello, è ancora peggio questa cosa, per cui insomma festeggiare il Gran Premio numero 1000 in una situazione tecnica come questa, credo che sia il momento che qualcuno si possa iniziare a prendere delle responsabilità, perché non è possibile che la macchina sia così tanto in difficoltà rispetto a quello che invece dovrebbe essere. Beh, lì c'è di sicuro qualcosa che non quadra, anche perché già da dopo i test di Barcellona di febbraio lo staff di Simone Resta aveva messo in cantiere il musetto stretto con delle modifiche, però pare che sia stato bloccato tutto
tutto, anche se qualcuno dice che per Monza potrebbe debuttare in pista questa nuova soluzione, perché la differenza tra stretto e largo non è così alta da giustificare un investimento del genere, quindi non avrebbe modificato molto le cose. Poi per il Mugello, la notizia di oggi, hanno aperto a 3.000 spettatori. Infatti, volevo chiedere questa cosa. Ed era quello che avevamo già anticipato noi, ovvero che la Ferrari ha trovato il modo di avere una rappresentanza di Ferrari Club in questa festa al Mugello, visto che insomma Imola dovrebbe avere 30.000 spettatori, Misano Adriatico con la MotoGP dovrebbe avere tutto, Monza 250 tra medici e infermieri e al Mugello 3.000 persone. C'è qualcosa che mi sfugge in questa logica e faccio un po' fatica ad andargli dietro. Sì, è strana come cosa in effetti, perché effettivamente a Misano hanno concesso al pubblico di essere presente in pista, non si capisce per quale motivo invece la Formula 1 la limitino così tanto. Forse si aspettano il fatto che la Formula 1 porti più persone o abbia un audience mediatico diverso, non lo so, però va anche detto che Misano è all'interno della regione Emilia-Romagna, mentre le altre evidentemente rispondono a regolamenti regionali che sono diversi rispetto a quelli impostati dall'Emilia-Romagna, credo. Non lo so, so che nella presentazione del Gran Premio d'Italia il presidente dell'ACI Sticchi Damiani ha detto che ha cercato fino all'ultimo momento di convincere Liberty per avere una certa rappresentanza, ma evidentemente per Monza questa delega non è stata ottenuta da parte di 250 medici e infermieri che hanno operato in regime di emergenza col Covid. Certo. La Ferrari, da quello che sapevamo da tempo, aveva già allertato tutti i vari Ferrari Club, perché essendo il Gran Premio numero 1000 della Ferrari voleva le tribune. Certo. Pure rosso Ferrari, e tra l'altro qualche Ferrari Club ha risposto anche indispettito dicendo che era un'indiscrezione fantasia del giornalista, però quando tu hai un Ferrari Club che ti manda l'invito e ti dice che devi pagare un certo pacchetto, comprende l'ospitalità, l'albergo e il posto in tribuna, evidentemente non è il giornalista che si è inventato le cose, sì, ma certo, c'era tutto un piano ben preciso, anche perché sapere che si può andare in tribuna creerà di quegli assembramenti che con la viabilità del Mugello Dio ce ne scampi liberi, perché sarà veramente problematica venirne fuori. Ecco, Monza sarebbe stato molto più facile, come è più facile da gestire la situazione a Imola con un 30.000 ipotizzato, perché c'è tutta un'altra viabilità e tutta un'altra struttura che è in grado di assorbirli decisamente meglio. Ecco. Senti Paolo, tra l'altro oggi è stato ufficializzato anche un nuovo Gran Premio nel calendario della Formula 1, tra l'altro è uno di quelli che è totalmente, diciamo, all'opposto di quelle che sono le necessità Ferrari di adesso, ovvero una pista super velocissima. Sì, il penultimo Gran Premio della stagione, il secondo di fila in Bahrain, però anche il resto delle gare in Bahrain, ovvero la gara precedente, perché faranno un doppio appuntamento. Avere questa specie di semiovale praticamente favorirà i missili, e se la situazione è questa la vedo molto molto dura. Ma tra l'altro proprio oggi su Automoto, a parte che appunto Paolo, scusami, bisognerà vedere anche il discorso delle nuove mappature, se effettivamente ci sarà possibilità di recuperare qualcosa da parte dei motorizzati Ferrari, perché ci può anche stare che col nuovo giro di mappature senza party mode e compagnia bella possa accadere qualcosa. Io mi aspetto che succeda qualcosa, perché non credo che faccia comodo nemmeno alla Mercedes il fatto che la Ferrari sia così indietro. Per cui non fa comodo a nessuno che la Ferrari sia indietro, perché rappresenta la storia e l'emblema della Formula 1, su quello non c'è dubbio. Però un tracciato semiovale come quello di Sakhir in Bahrain presuppone che il motore sia a pieno regime per molto tempo, e ti posso dire che in sala motori qualcuno che ha tenuto il motore al massimo del regime per un minuto, come succede più o meno a Spa-Francorchamps, ha dovuto tirare indietro un po' il piedino perché i motori sono scoppiati al banco comunque prova. Questo non vuol dire che un motore Mercedes possa tenere, cioè non è detto che il motore Mercedes così potente tenga botta in una pista del genere, cioè bisognerà vedere anche un aspetto come questo, che da tanti anni che non si valuta, perché la pista più veloce oggi del mondiale è Monza, di fatto, se non vado errato, giusto? È Monza. Questa stagione sì, senza dubbio Monza, ma col Bahrain che ha ottime possibilità di surclassarla. Appunto, ecco. Dico, quindi oltre ad avere un giro record probabilmente nella storia della Formula 1 come velocità media all'interno di un tracciato del genere, cosa che è possibilissima, però c'è anche da dire, insomma, che i motori per questa stagione non erano certo progettati per avere un autodromo del genere, che in passato esisteva perché c'era Hockenheim,
con tutto che Hockenheim aveva la parte, diciamo, guidata finale che rallentava un po' la media che si registrava nel resto del percorso e che poi lo rendeva speciale, perché il Motodrome era un pezzo di pista in cui arrivavi con le gomme tra virgolette fredde, con un assetto molto scarico e, sì, esatto, e te la dovevi guidartela in qualche modo. Infatti oggi il Motodrome ha perso completamente il suo senso con l'Hockenheim di oggi, perché è un pezzo di pista normale tra virgolette, mentre prima era estremamente selettivo proprio per questa caratteristica della pista che arrivavi lì con le gomme fredde, con l'assetto scarichissimo, dopo aver girato per 5 km e mezzo in una parte di pista dove si viaggiava di media 330-340 km orari, perché insomma era tanta roba, veramente tanta roba. Sì, esatto, ma tra l'altro, tornando alla crisi Ferrari, io vi invito a guardare automoto.it perché abbiamo pubblicato un'analisi dei tempi dei pit stop, sì. E la Ferrari, che era la seconda forza del mondiale l'anno scorso davanti alla Mercedes, è precipitata in settima posizione. Cioè sono lenti anche al box? Sono lenti anche al box, quindi la Ferrari nel 2018 aveva ottenuto il record mondiale nel Gran Premio del Giappone in 1:01.98, okay. Poi il record è stato battuto dalla Red Bull nel 2019, però la Ferrari era a ridosso, la differenza tra la Red Bull che era al massimo e la Ferrari era dello 0,5%, oggi la Ferrari con la Red Bull che è sempre al vertice, addirittura la Red Bull ha migliorato la media dei tempi, okay. Dell'anno scorso, beh, la Ferrari è scesa in settima posizione e quindi vuol dire che c'è anche un problema tecnico da una parte, perché riguarda molto l'attacco dei mozzi, ma anche un problema di squadra, di gestione, con qualcuno che evidentemente se la prende comoda, che più di tanto non può dare. Se guardate la tabella con i tempi medi di pit stop, noterete moltissimo il tuffo della Ferrari, che da secondo a saluto è scesa in settima posizione. Articolo in home page su automoto.it l'abbiamo pubblicato oggi, anzi ringraziamo sempre Diletta Colombo che è sempre sul pezzo nel mondo. La mitica Dilettone, bravissima. Mitica, bravissima. E niente, comunque senti Paolo, allora domani qualifiche, vediamo un po' cosa succede. Doveva essere questa la gara senza partimondo, invece insomma si partirà da Monza con le nuove mappature. Sono molto curioso di vedere cosa effettivamente cambierà, anche se poi c'è anche il discorso push to pass e tutto, sarà un po' complicato, sarà l'ennesima complicazione di un mondo già abbastanza complicato da leggere per un tifoso, per un appassionato di Formula 1 che magari non ne capisce molto da un punto di vista tecnico. Sono macchine difficili da leggere queste e soprattutto così, fino ad oggi non ti spiegavi il motivo per cui in qualifica andavano così veloci, in gara così lento. Adesso invece ci sarà un'altra variabile più, perché probabilmente tra qualifica e gara ci sarà molto meno gap, però appunto con tutto questo discorso push to pass e compagnia bella, probabilmente ci saranno anche dei momenti di gara, delle fasi di gara che saranno ancora più difficili da leggere rispetto a quelle che abbiamo visto fino ad oggi. Per cui, vediamo, non lo so. Aspettiamo le prove di domani e poi vedremo da farsi. Va bene, dai, comunque domani per te chi fa la pole? Ma io vedo ancora una Mercedes davanti, Luigione. Si sveglia, sì, Luigione c'è da dentro, però devo dire che Verstappen, che praticamente è vicino a casa sua, la sente un po' come una gara di casa. Vi ricordo che l'anno scorso erano arrivati 55.000 olandesi a riempire le tribune in Belgio, quindi di fatto Max andrà al max. Tanto per non mi ricordo com'era andata l'anno scorso, in questo momento ho un lapsus. Max aveva picchiato, è possibile che era uscito di strada? Sì, perché sì, qualcosa l'aveva, perché era entrato in contatto con Raikkonen all'avvio, vero? Alla prima curva non era stato un gran premio fortunato. Sì, perché aveva fatto lo stesso errore che aveva fatto qualche anno prima, errore tra virgolette, Raikkonen, che poi l'ha chiuso realmente e poi si è schiantato all'Eau Rouge, vabbè, senza danni ovviamente particolari per il pilota, ma insomma la sua gara finì lì e i 55.000 olandesi tornarono belli messi. Esatto, con le pive nel sacco. Va bene Paolo, ti ringrazio tantissimo, ci sentiamo domani e niente, grazie per la tua solita preziosa consulenza. Ciao! Ciao a tutti! Ciao!